Comunque non capisco come fai ad editare così veloce, in che senso così veloce? Ma i video o... Sto editando smooth adesso, vuoi che edito veloce? Per la che mamma mia, Dan Clip! Bella boys, benvenuti in questo nuovo fantastico video. Ragazzuoli, nel video di oggi vi faccio vedere un estratto live dove spiego come imparare ad editare alla velocità della luce. Come avete visto nelle clip iniziali, io ragazzi dopo tanto tempo, dopo tanto allenamento e con la configurazione dei tasti giusta sono riuscito a editare con una velocità incredibile. Mi raccomando ragazzi, spaccate il tasto del mi piace. Questa sera sarò in live sulla piattaforma Viola, trovate il link qua sotto in descrizione. Perché? Perché ho riniziato i provini per il mio team, ovvero gli Elite, perché ragazzi ho praticamente stravolto tutta la roster, quindi tutti i player che erano nel team sono stati cacciati perché erano inattivi e sto cercando nuovi membri. Io vi aspetto ragazzi, vi ricordo che la precedenza agli abbonati, quindi se avete Amazon Prime collegatelo all'account e abbonatevi gratuitamente. Detto ciò raga, vi aspetto questa sera ore 21. Detto ciò, iniziamo con il video di oggi e codice rampeggianomali97 nel negozio di Fortnite. Allora boys, io solitamente per allenarmi vengo in questa mappa che è la solita, quella di Flea, che è il dizionario dell'edit, perché qua dentro ci sono tutte le possibili combinazioni di edit, ok? Allora, se vi volete allenare nell'edit ragazzi, questo è un buon percorso a parer mio. Io inizio sempre con edit tunnel, a parte che non li faccio mai tutti, però comunque sia, se vi allenate costantemente ogni giorno vi fate la memoria muscolare e riuscite a imparare, appunto vi verranno spontanei tutti i vari movimenti che dovete fare per fare degli edit. Più siete abituati a fare determinati edit, come in questo caso, più siete abituati a fare determinati edit, più vi verranno spontanei e di conseguenza più veloci ragazzi. La velocità dell'edit è data anche tantissimo ovviamente dalla sensibilità e dai comandi, soprattutto dai comandi. Io, ragazzi, utilizzo questi comandi, come starete vedendo appunto edito con, cioè edito con cerchio, però in realtà il cerchio è abbinato alla paletta a sinistra che io utilizzo, perché uso solo due palette. Io ne potrei usare quattro ma ne utilizzo due perché sono diciamo quelle più comode, e utilizzo la paletta alta a sinistra per modificare, ok? Quindi quando modifico con la paletta a sinistra confermo poi con quella a destra, anche se io utilizzo modifica al rilascio, vedete? Io non schiaccio la paletta a sinistra, la devo schiacciare solamente quando ripristino, però anche quando faccio un edit normale, volendo posso non schiacciarla. Io comunque sia ragazzi, quando faccio un qualsiasi edit, il primo non lo faccio, poi il secondo così, e poi vedete che tendo sempre a schiacciarla comunque la paletta. Cerco sempre di schiacciarla quando vedo troppi edit per evitare di diciamo incastrarmi. Comunque raga, innanzitutto per imparare a editare veloce dovete avere una buona sensibilità. E adesso sicuramente in chat tutti se la clipperanno, vi faccio vedere la mia sensibilità attuale. La mia sensibilità attuale ragazzi è questa, 2.3 di building e 2.5 di edit, 45-45. Questa sensibilità ragazzi è notevolmente buona, poi appunto curva di comando lineare, perché se volete essere veloci senza ritardi o altro utilizzate lineare, zona morta abbastanza bassa. E ragazzi, così, con questa sensibilità, già gli edit vi verranno molto più veloci, ok? Adesso ad esempio vi faccio... vediamo se... Ok, così, vedete, i tripli come sono belli veloci. Cioè, comunque, i movimenti e tutto sono veramente rapidi. Altra cosa fondamentale, tasto di ripristino. In tantissimi mi chiedono: Rampage, con che tasto modifichi? Anzi, con che tasto ripristini? Io ripristino con R1, ragazzi, ok? Quindi questo qua, ripristino con R1 perché? Perché a parer mio è il tasto migliore per confermare, cioè per ripristinare. Perché se io ad esempio modifico, quindi apro
la modifica con la paletta sinistra, se schiaccio R1 poi confermo con quella destra. Cercate sempre, ragazzi, in una buona configurazione dei tasti di distribuire le variazioni su entrambi le mani. Io ad esempio vedo gente che modifica e conferma tutto con una stessa mano, cioè secondo me è sbagliato perché vi rallenta tantissimo. Se invece la velocità la distribuite su entrambi le mani, riuscite ad avere un movimento più, diciamo, più veloce, più fluido, ok? Ok, ogni tanto capita sempre, raga, di intopparsi, però sostanzialmente vedete la velocità di edit c'è sempre. E questa è data dal fatto di che appunto ormai sono abituato a fare questi tipi di movimenti. Vedete, raga, la velocità del ripristino. Questo è dato dal tasto R1, che è top. Ora, chi non ha un pad con le palette, come fa? Come fa senza le palette? Consiglio sempre di utilizzare pad o della Play 4 o della Play 5. Perché? Perché i pad della PlayStation hanno il touchpad. Il touchpad, ragazzi, è un ottimo tasto se si vuole modificare con il touchpad. Se voi non giocate in claw, cosa fate? Mettete edit touchpad, quindi voi vi avvicinate, mettete caso editate, ok? Se voi selezionate con R2, ok, ripristinate con R1, con cosa confermate? Con L2. Quella, ragazzi, è la migliore configurazione dei tasti per chi non gioca appunto in claw. Sono i migliori tasti in assoluto, ragazzi, quelli che vi ho appena detto. Quindi edit touchpad, conferma con L2, ripristino con R1 e seleziona con R2. Cioè, ragazzi, sono i tasti proprio top in assoluto. Comunque, raga, io consiglio vivamente di comprarvi un pad con le palette. Tenete conto, se giocate da Xbox o da PC, che questa qua è la valida alternativa, ovvero il Power Fusion. Perché? Perché costa 10 euro più, in più di un pad normalissimo, e ha 4 palette, quindi tanta roba, ragazzi, come controller e tutto, ci sta veramente tantissimo, raga. Poi vi consiglio di allenarvi in un percorso di edit come questo, che per il mio è top, anche se oggi ho appena attaccato, raga, quindi sono stra arrugginito, però comunque questo è il miglior il migliore edit course, anche perché, come avete visto, ho potuto mettere lo sfondo nero. Mettendo lo sfondo di questo colore, ragazzi, avete gli FPS più stabili. Il ping lo vedete, ragazzi, il mio ping è bassissimo nonostante sono in live, c'ho 3 di ping, è incredibile. E niente, raga, tanta roba questa mappa. Ve la consiglio tantissimo per imparare. Quindi ricordate, raga, due cose sono fondamentali: la sensibilità, quindi più siete diciamo in sintonia con la vostra sensibilità, meglio è. E in più, ragazzi, sì, con i vostri tasti. La configurazione dei tasti è la cosa più importante di tutte per editare velocemente, ragazzi. Ricordatevelo tutti. E niente, altra cosa, raga, importantissima: i control freak vi aiutano nella precisione, però ricordate una cosa: i control freak rallentano il movimento. Quindi se voi giocate con un pad con i control freak e vedete che editate abbastanza lenti, provate a togliere i control freak, perché i control freak, ragazzi, come ho detto, rallentano. Perché rallentano? Perché cercano di dare più precisione. Quindi se voi togliete i control freak, vedrete che sarete 10 volte più veloci. Ovviamente però dovete stare attenti nella mira, perché nella mira è molto probabile che voi vi confondiate, cose del genere. Cioè, nel senso, parteranno in missioni incredibili. Comunque, raga, ricordate che ci vuole sempre tanto allenamento per avere un edit veloce. Comunque ricordate sempre che la sensibilità, ragazzi, è la cosa più importante. Ci sono molti che anche con esponenziale riescono ad editare veloce, ma questo perché? Perché comunque con esponenziale c'è un trucchettino, ovvero tenere sempre la mappina in mano. Cioè, se voi con esponenziale avete la mappina in mano, i movimenti saranno sempre veloci. Ad esempio, vi faccio vedere qua. Andiamo su Expo. Su Expo, se voi editate sempre con la mappina in mano, risulterà sempre veloce. Vedete? Ho fatto un triplo che sembravo da linear, invece sono Expo. Invece, se dovessi editare senza, raga, sarebbe comunque un po' diverso nella percezione. Però, comunque, ragazzi, come state vedendo, se tenete la mappina, infatti, se andate a vedere i gameplay di Lecci, cose così, cioè comunque persone che usano linear, adesso non so se Lecci è ancora linear, comunque quando, cioè persone che usano Expo, le persone che usano Expo editano sempre, cioè buildano così, sempre con il foglietto aperto, vedete, editano sempre col fogliettino aperto. Loro non switchano mai, tipo così, vedete,
loro non switchano mai al piccone. Switchano al piccone solamente quando sanno che davanti hanno il nemico, ok? Quindi niente, ragazzi, questo è quanto. Per editare velocemente, adesso mi rimetto linear, ragazzi, perché linear è più fluido, non ci sono smorzamenti, non ci sono ritardi, eccetera. Linear è consigliata top, raga.